Sì, grazie Presidente, colleghi deputati, Ministro Azzolina, Vice Ministro Ascani, non ci ispirate alcuna fiducia, ce la chiedete, non ve la diamo. Inutile stare qui a conteggiare le troppe volte che l'avete invocata, inutile dire che avete abusato della decretazione d'urgenza come peggio dei governi, mi riferisco soprattutto al Ministro Azzolina, che contestavate con dinamiche ai limiti dell'eversione. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri, cantava Rino Gaetano. Inutile riprendere la polemica sulla sospensione reiterata dei diritti costituzionali fatta inizialmente contro la Costituzione, perché la nostra Costituzione prevede le modalità per la dichiarazione dello stato d'emergenza, modalità che avete disatteso approfittando della paura che si era diffusa nella società. Inutile perché dopo averlo detto noi, lo hanno confermato insigni costituzionalisti della statura di Sabino Cassese, del presidente emerito Antonio Baldassarre, della presidente in carica della Corte Costituzionale Marta Cartabia. A proposito di scuola, possiamo concludere che siete bocciati in diritto costituzionale. Inutile perché allo Stato colpire il suo partito, Ministro Azzolina, è come sparare sulla Croce Rossa. Scorretto e spietato. Siete ormai semplicemente in via di esaurimento perché gli italiani hanno capito che i vostri baffa indirizzati contro il sistema erano una burla, uno spettacolo comico, appunto, mentre dietro la vostra veemenza non c'era cultura politica, né senso dello Stato, né una visione della società, voti gettati al vento che il vento si riporta via. Lo avete dimostrato in questi mesi di emergenza sanitaria ed economica, che tecnicamente vi ha rianimati, ma in realtà ha solo prolungato la vostra terribile agonia, perché ha dimostrato che siete una specie di sottoinsieme della tecnocrazia. Almeno i tecnocrati fanno il loro lavoro, sono consapevoli dei loro sporchi obiettivi. Voi siete come il più grande poeta italiano del Novecento ha descritto l'umanità, d'autunno sugli alberi le foglie. Parlo di Giuseppe Ungaretti, di cui il Ministro della Cultura e lei, Ministro dell'Istruzione, avete tenuto nascosto il cinquantenario della morte di pochi giorni fa perché patriota anticonformista. Cosa è dunque un governo? Un'amministrazione di condominio, un collegio sindacale, un consiglio d'amministrazione di una società per azioni? No, non credo. Un governo di norma dovrebbe avere un'anima dei principi ispiratori, fare delle scelte culturali alle quali uniformare i conti dello Stato, gli investimenti, le politiche fiscali, la politica estera, la politica per l'istruzione e la ricerca. Voi siete totalmente inconsapevoli, almeno questo pare, delle vostre azioni e della loro definizione strategica. Ma vi rendete conto che siete passati dall'abbraccio con Putin e la Russia post-sovietica e non ancora democratica alla costruzione di un rapporto preferenziale con la Cina comunista di Xi Jinping, uno Stato spietato che ha il record di esecuzioni capitali, che sfrutta i bambini, le donne, l'ambiente, i detenuti, i dissidenti politici e che resta saldamente al comando della classifica dello sfruttamento dell'uomo e dell'ecosistema. Avete disarticolato l'Italia dall'alleanza occidentale e dal rapporto quasi secolare con gli Stati Uniti d'America perché non vi chiede mai dove stiamo andando, ma solo dove siamo. Differenza non da poco. Guardi, ve lo dice uno che l'American Way of Life, lo stile di vita americano, l'ha avuto sempre sul gozzo e che il 29 maggio di qualche decennio fa organizzò un'azione simbolica non violenta per tentare di fermare con un sit-in pacifico ma temerario il corteo presidenziale, niente po' di meno che di George Bush, beccandosi un sacco di botte da Celerini, Marines, ma l'intento era quello di difendere la dignità, l'indipendenza nazionale nel giorno in cui venivano sostituite le bandiere italiane con le bandiere americane. Da un alleato si può e si deve pretendere rispetto, alleati sì, servi mai, ma sono parole che si devono pronunciare all'interno del perimetro del Patto Atlantico, voci interne al fondamento della nostra civiltà, non mettendo in discussione la nostra collocazione internazionale, come avete fatto voi con peripezie spregiudicate che hanno indispettito gli americani,
per noi fondamentali, anche perché capaci di rappresentare l'alternativa a quell'asse franco-tedesco che troppe volte ci è stato ostile. Concetti tutto sommato facili, anche perché la storia insegna sempre qualcosa ai somari. Non serve arrivare a Giulio Cesare, basta ricordare Andreotti e Craxi nella Prima Repubblica. Mica Craxi, quando fece circondare i Marines a Sigonella dai nostri carabinieri, strinse accordi con Gromyko, il presidente del Soviet Supremo dell'URSS. D'Alema, da presidente del Consiglio postcomunista, fece bombardare Belgrado dai nostri caccia. Berlusconi, quando fece accordi bilaterali con Putin e Gheddafi, lo fece non contro Bush, anzi coinvolse gli Stati Uniti d'America nella storica foto opportunità del capo del governo italiano tra Bush e Putin. Recuperare la Russia nel rapporto con l'Italia e l'Europa, coinvolgendo gli USA, è stato un capolavoro diplomatico che fu consacrato a Pratica di Mare, appuntamento di cui parleranno i libri di storia. Di voi non si parlerà nemmeno nei fumetti di Lupo Alberto, storico personaggio innamorato della gallina Marta. Noi voteremo contro la fiducia perché state spaccando l'Italia con decisioni inconsulte, state mettendo contro i lavoratori dipendenti con le partite IVA, le regioni del sud contro quelle del nord, le autonomie locali contro lo Stato centrale, l'Italia contro la sua capitale, le scuole pubbliche statali contro quelle pubbliche paritarie, le industrie contro le piccole imprese, le famiglie che possono comprare un PC, due PC, con quelle che non se lo possono permettere e sono rimaste escluse dalla fase finale dell'anno scolastico. Solo alcuni esempi, esempi che spesso sono illuminanti. Due domeniche fa si celebrava la fine del digiuno del Ramadan, perché i cittadini di fede cattolica contestualmente non potevano partecipare nel numero superiore a 15 unità ai funerali dei propri congiunti, e in quel giorno abbiamo visto invece centinaia di persone legittimamente riunite in preghiera senza neanche il rispetto, spesso e volentieri, del cosiddetto distanziamento. C'è un'anomalia, c'è un'asimmetria. La scorsa domenica, facendo due passi, mi salutano due camerieri di un ristorante di origine sarta seduti su una panchina. Mi dicono di essere in cassa integrazione, ma che difficilmente riprenderanno il loro posto di lavoro. Mi dicono che da ore chiacchieravano su questa panchina e vedevano gli autobus pieni transitare, e mi domandavano loro a me, io la domanda la porgo a lei, Ministro, perché sull'autobus si può stare assembrati e in un ristorante no? Perché un ristorante non può lavorare mentre i mezzi di trasporto pubblico collettivo sono stracolmi di gente? Questa mattina il gestore di un bar, fisicamente anche robusto e caratterialmente deciso, mi scoppia a piangere in faccia perché a settembre sarà costretto a chiudere. Ha riaperto, ma non ha più clienti, perché voi avete terrorizzato il mondo e ora le aziende applicano il lavoro facilitato, tutti al lavoro da casa. Così gli unici che possono spendere perché hanno uno stipendio fisso non fanno circolare il denaro, non pranzano sotto l'ufficio e danno il colpo di grazia alla piccola economia diffusa che sostiene l'Italia. I mini market di 20 metri quadrati sono stati aperti, i negozi di abbigliamento di 200 metri quadrati no, gli asili nido privati e in genere la fascia di servizi socioeducativi 0-6 anni è falcidiata dalla vostra inconsapevolezza. Vedremo come finirà il decreto rilancio, ma intanto si sente, Ministro Azzolina, assordante il suo silenzio mentre aspettiamo da 2 anni gli asili nido pubblici che avrebbe dovuto aprire Conte. Dentro questo decreto si sarebbe dovuto parlare alla fine della scuola, ma domani è l'ultimo giorno dell'anno scolastico, della ripresa a settembre, ma non c'è traccia di nulla, dell'immediato soccorso da offrire alle scuole pubbliche paritarie nella cornice della sussidiarietà garantita dalla Costituzione italiana. Ma l'unica cosa che rammentiamo sono le sue dichiarazioni di guerra contro questa indispensabile realtà. Se vuole uccidere la paritaria, deve fare 3 operazioni, modificare la Costituzione, abrogare la legge 62 del 2000, riaprire le scuole chiuse, ristrutturare quelle che cadono a pezzi, assumere insegnanti, presidi, bidelli, personale amministrativo per accogliere le centinaia di migliaia di alunni che si riverseranno nella scuola pubblica statale. Invece ci avete messo dentro a questo decreto il concorsone. Guardi, Ministro, è l'ultima battuta che faccio, glielo dico forte e chiaro: chi viene chiamato dallo Stato a insegnare nelle scuole o a fare supplenza è da considerarsi abilitato de facto. È inaccettabile sistematizzare il precariato.
Voi non potete costringere a fare un concorso professori, insegnanti che insegnano da 10 anni e più. Se non erano adatti, gli potevate affidare i vostri figli invece che quelli degli italiani. L'unico concorso che si deve fare è quello per titoli e servizio reso, una stabilizzazione che renda giustizia di uno sfruttamento che è durato fin troppo. Queste sono solo alcune ragioni, le altre le abbiamo sviluppate nel corso del dibattito in aula nella giornata di ieri e in commissione, per la quale non vi daremo la fiducia, non facciamo parte della vostra lobby e quindi non c'è una ragione al mondo per farlo, ma voteremo anche contro il merito di questo decreto, perché è impresentabile e non risolve neanche uno dei tanti problemi che assillano la nostra scuola. Grazie. Grazie onorevole Presidente Lampelli. Onorevole